È un risultato che non rappresenta la verità, che non racconta quale sia stato l'andamento della partita, perché l'eclatante 5-2 con il quale il Trapani batte a domicilio la Vibonese farebbe pensare ad una disfatta dei rossoblù, che invece non c'è stata, perché l'andamento della gara è stato tutt'altro rispetto a quanto racconta il risultato finale. Anzi, per oltre un tempo, per un'ora abbondante, va molto meglio la Vibonese rispetto alla capolista. I rossoblù per alcuni tratti del match padroneggiano in campo e prima del rientro negli spogliatoi si portano in vantaggio addirittura di 2 gol. La sblocca subito il bomber Favetta con un gol che fa sognare i tifosi giunti in massa a Luigi Razza. I ragazzi di Boucher entusiasmano, tengono alti i ritmi, sono molto più propositivi e mettono in affanno i siciliani e poco dopo raddoppiano. Sabatino perde palla e la Vibonese riparte con Ciotti che colpisce di destro e infila la palla nel set alla sinistra di Ucai. Il ritorno in campo dopo l'intervallo è il preludio di un ribaltamento fino a quel momento impensabile. Tutto parte da un errore di un Raita che sbaglia il rinvio e offre a Convitto l'occasione del classico gol dell'ex. Da questo momento tutto cambia, si fa forte il Trapani, che prende coraggio, soprattutto l'arbitro prende coraggio ed omaggia la capolista di un dono del tutto immeritato. Il rigore tra le proteste della Vibonese lo calcia Cocco, che spiazza Del Bello e firma il 2-2. È un colpo soprattutto psicologico, un senso di impotenza che rende la Vibonese nervosa e spaesata e a pochi minuti dal 90° va addirittura sotto e ancora Cocco di testa ad infilare alle spalle di Del Bello e a ribaltare il match. A questo punto la partita è finita. La Vibonese molla gli ormeggi e si lascia travolgere dai marosi. Sulla finale Kragl con un preciso mancino trova il gol del 4-2, poi ancora Cocco che sigla la tripletta personale e il gol del definitivo 5-2. Che la Vibonese sia nervosa e imbombolata lo conferma il rigore sbagliato da Tandara. Dispiace soprattutto per quello che è successo nei 35 minuti del secondo tempo. È una squadra che l'abbiamo vista tutti, il primo tempo per 60 minuti è stato qualcosa di straordinario, vedere la Vibonese, vedere questi ragazzi giocare a calcio, vedere una squadra con intensità, con qualità, con quell'attenzione dove aspetti nella tua metà campo un Trapani che vuole recuperare e magari gli fa il secondo gol su una ripartenza importantissima con Ciotti. Quindi ha saputo fare quelle due fasi di attendere e di giocare a calcio in maniera importante. Il secondo tempo poi l'abbiamo visto tutti. Queste sono squadre dove io da calciatore ne ho visto dei tanti di queste partite. E quando abbiamo fatto risultati importanti, inaspettati, o magari che sulla carta l'avversario aveva qualche vantaggio in più, però poi il campo ha dimostrato tutt'altro, e perché si è fatta la partita perfetta. E oggi bisognava fare la partita perfetta. Sui gol del secondo tempo purtroppo abbiamo fatto tanti regali. Poi ormai parlare di tante situazioni degli arbitri non ci voglio stare più dietro, perché credo che ne ho viste tante e ne continuerò a vedere tante, perché purtroppo lo vediamo anche in Serie A, no? Nonostante la tecnologia della VAR, ogni domenica c'è polemiche su polemiche. Quello che è successo oggi ti lascia un po' la perplessità, ecco. Non era per niente fallo, la palla praticamente ha deviato la traiettoria, perché Ottavio ha preso la palla piena, quindi quando ha fischiato il rigore ci siamo un po', ecco, non meravigliati, era qualcosa di ineccepibile, però va bene così, ecco, l'arbitro sbaglia come noi, e noi singolarmente oggi abbiamo fatto qualche errore di troppo, soprattutto ripeto in quei 35 minuti che